In questo video ho deciso di raccontarti una storia personale, vissuta in prima persona, e che mi ha permesso di comprendere certe dinamiche un po' particolari del mondo dell'editoria, ma soprattutto di comprendere il valore di un mio progetto fotografico personale nel tempo. Prima di iniziare ad argomentare, voglio invitarti a iscriverti al canale, attivare le notifiche, il tuo supporto, la tua partecipazione è di ispirazione per la realizzazione di nuovi contenuti. Nel 2018 iniziai a ricevere i primi premi internazionali, i primi riconoscimenti per il mio progetto fotografico Play the Game Over, iniziato a fine 2017, un progetto che riguarda il mondo degli esports e della cultura dei videogiochi. Un progetto che, alla luce appunto dei primi riconoscimenti, volevo proporre agli editori, alle case editrici, ai magazine, e inizialmente è stato un po' particolare il feedback da parte loro, perché se da una parte il progetto aveva iniziato a ricevere dei riconoscimenti a livello internazionale, l'editoria italiana sembrava restia a questo tipo di argomentazione. Da una parte mi veniva detto che l'argomento era già stato trattato, ma era stato trattato chiaramente da un punto di vista superficiale e ludico, senza entrare nel merito del valore sociale del videogioco, con tra l'altro immagini in stock. Dall'altra parte mi è stato anche detto che non erano interessati all'argomento videogiochi, sollevando tutta una questione legata al pregiudizio, che è anche proprio una questione che vado un po' a combattere all'interno del progetto fotografico Play the Game Over. Dopo 2 anni ci trovavamo in piena emergenza sanitaria, e in questa situazione il contesto sociale ha portato le persone a vivere il digitale in modo più intenso, e il videogioco è in assoluto il media digitale che ha più influenza nelle vite delle persone. Basti pensare alla parte legata alla didattica, all'istruzione, anche alla riabilitazione, in un certo senso, nel momento in cui si è fermi. Chiaramente il videogioco diventa uno strumento che ci permette di esprimere determinate cose che non potremmo fare altrimenti. In un certo senso si sono mosse le pedine su questa scacchiera legata al mondo dei videogiochi, e non solo è cambiata l'opinione pubblica, ma è cambiata anche l'opinione critica nei confronti del videogioco, che assume tutto un altro valore. Tant'è che proprio in quel periodo esco su Il Fotografo Magazine, quindi la rivista più autorevole in Italia di fotografia, un numero particolare perché era un numero che è uscito in pieno lockdown, quindi in una situazione in cui anche l'editoria soffriva particolarmente. Un messaggio forte e chiaro che mi ha permesso di comprendere determinate cose, sia appunto da un punto di vista editoriale, dove purtroppo l'editoria deve seguire un certo tipo di dinamica, dove si ritrova anche un po' coinvolta passivamente e dove vi è anche all'interno della critica del pregiudizio. E oltretutto mi ha permesso anche di comprendere come un progetto a lungo termine, come quello di Play the Game Over, acquisisce valore nel tempo. Per progetto a lungo termine si intende un progetto che è in produzione da almeno 3 anni e che quindi ha una continuità nel tempo. E nel caso del videogioco diventa interessante, perché oggi comprendo come le fotografie che ho fatto nel 2017 non posso più farle, e quindi diventano un documento importante, diventano una testimonianza di un tempo passato nei confronti di una realtà contemporanea che si è evoluta nel tempo. La cosa interessante da un punto di vista fotografico è proprio come anche diventa parte della tua stessa identità questo continuare a raccontare un determinato ambiente come quello di videogiochi, ma può essere qualsiasi altro ambiente. Ricordo ancora come già dopo le prime uscite molti del settore del mondo dei videogiochi mi descrivevano come il fotografo degli esports,
E inizialmente mi dava un po' fastidio, o comunque mi faceva strano quel tipo di aggettivo nei miei confronti. Questo perché durante gli eventi dei videogiochi, esports che andavo a fotografare, c'erano molti fotografi o videomaker che erano lì commissionati per fare le foto all'evento stesso. E quindi mi sentivo in un certo senso equiparato a loro, quando in realtà l'identità e l'approccio fotografico che avevo era totalmente differente. E oggi capisco come era proprio l'intenzione loro di scrivere questo tipo di differenza, perché per la prima volta vedevano un fotografo che non era lì solo per fotografare, ma era lì per rappresentare un mondo, per sollevare delle questioni tramite la propria fotografia. Quindi oggi sono anche lusingato del fatto che mi sia stato dato questo appellativo legato al mondo degli esports, perché ne capisco il valore. Quindi l'invito, insomma, raccontando questa storia, è quello di dare tempo ai propri progetti, anche quando sembra che magari non sono legati alla contemporaneità, sono comunque dei progetti che possono avere valore nel tempo. E il valore, ripetendo quello che ho detto anche un po' prima, di un progetto a lungo termine è anche quello che racconta un'evoluzione, non solo del soggetto in sé, ma anche proprio sociale, e di come chi c'è dall'altra parte ha una nuova visione, un nuovo punto di vista nei confronti della nostra produzione. Una piccola parentesi sulla polo che ho indossato durante questo video. IO Productions è la casa di produzione da me fondata in merito alla realizzazione di contenuti foto e video nel mondo dei videogiochi e tutto ciò che ruota attorno ad essi. Un piccolo spoiler di quello che è il risvolto più commerciale nato da una mia iniziativa più personale e autoriale. Nel percorso fatto all'interno del mondo dei videogiochi è nata la possibilità di lavorare e collaborare professionalmente con le realtà del mondo videoludico, e questo mi ha portato anche ad avere un risvolto appunto di tipo commerciale. Un'ulteriore parentesi che si apre all'interno di quella che è una produzione autoriale portata avanti nel tempo, che ci permette di entrare in sintonia con le persone che incontriamo lungo la strada, lungo la produzione di questi progetti, fino al punto di poterlo rendere un lavoro. Vi invito anche a seguire la pagina di IO Productions per comprendere la differenza che c'è tra una produzione autoriale e personale con una produzione commerciale realizzata su commissions, sia da un punto di vista fotografico sia da un punto di vista appunto video. Se ti è piaciuto il video, ti invito a mettere mi piace, a seguire la pagina e a commentare nel box con delle tue considerazioni in merito a questa storia. E insomma, sono curioso anche di poter sentire anche la tua di storia e quella che è stato magari un evento che ti ha fatto capire determinate cose della fotografia che prima non consideravi. Grazie e al prossimo video.